qui c'è il tasto record, quindi Mi adesso vede preoccupato? no, così insomma, so che siete sempre un po' di fretta, quindi Tranquillo, insomma, non voglio far tranquillo. perdere tempo. Allora, ecco, la prima domanda era quella, quindi in questi mesi di pandemia l'attività di diagnostica pesante e leggera a livello di volumi com'è andata? E quindi ripetendo la domanda. Bene, allora, la prima domanda è che se l'attività di diagnostica sia leggera che pesante in termini di volumi è rimasta immodificata in questi mesi. Allora, qui chiaramente vanno distinte le attività di diagnostica pesante da quella leggera. L'attività di diagnostica pesante è un'attività che garantisce in particolare i pazienti ricoverati e i pazienti che afferiscono a percorsi diagnostici relativi ai reparti di degenza, seppur in regime ambulatoriale. Quella direi non si è ridotta assolutamente in maniera significativa, anzi, per certi tipi di prestazioni, mi riferisco in particolare alle TAC, l'attività alla fine del 2020 è risultata aumentata rispetto all'anno precedente, così come l'attività senologica e si è mantenuta stazionaria la risonanza magnetica. Per quanto riguarda i pazienti, diciamo così, esterni ai percorsi ospedalieri, ovvero sia i pazienti a prenotazione CUP, c'è stata, in particolare in occasione della prima ondata, una riduzione, diciamo così, imposta dagli organismi regolatori regionali e aziendali attraverso la chiusura dell'attività ambulatoriale per circa un trimestre, così come dell'attività chirurgica programmata. Questa riduzione è stata completamente recuperata entro il mese di novembre dello scorso anno e direi che come residuo complessivo finale possiamo parlare di una leggera riduzione dell'attività diagnostica meno impegnativa, per cui non delle apparecchiature pesanti, TAC, risonanze e diagnostica senologica, ma di quelle che comportavano attività maggiormente programmabili di minor impatto assistenziale. Perfetto. Seconda domanda, i percorsi devono garantire la sicurezza degli operatori e dei pazienti. Nella pratica, come vi siete organizzati? Bene, allora la seconda domanda è relativa ai percorsi che devono garantire la sicurezza degli operatori o dei pazienti e come ha risposto l'organizzazione della diagnostica per immagini. Beh, diciamo, anche qui bisogna fare una distinzione, direi fondamentalmente, tra la prima ondata epidemica e la seconda ondata epidemica. La prima è stata estremamente improvvisa, imprevista, molto incalzante in termini di sfide sanitarie e assistenziali. Per cui quello che si è fatto, sempre in linea con le indicazioni sanitarie nazionali e regionali, è stato di adottare un atteggiamento di grandissima prudenza, ovvero sia chiudere molte attività programmabili, sia chirurgiche che diagnostiche, per il trimestre di cui abbiamo parlato, e mettere in atto in maniera spesso, non dico concitata, ma sicuramente molto intensiva, tutte quelle attività, quelle misure di distanziamento, di sanificazione degli operatori e di adozione dei dispositivi di protezione individuale che la comunità scientifica man mano diceva essere indispensabile per questa attività. Diciamo che durante la pausa estiva è stato definito con grande precisione tutto quello che poteva essere utile a riaffrontare un'epidemia e all'arrivo di questa purtroppo seconda ondata ancora in corso, eravamo decisamente più pronti, per cui i percorsi erano per i pazienti estremamente già codificati. Faccio riferimento in particolare a quell'importante punto di filtro all'accesso all'esterno degli ospedali, sia Policlinico che Baggiovara, ma anche gli altri ospedali della rete provinciale, contingentamento perciò delle entrate dei pazienti, cioè di solo coloro che necessitavano delle prestazioni assistenziali, alla messa a punto di sale di attesa con distanziamento rigidamente conforme alle cubature di aria delle sale di attesa stessa, all'adozione dei dispositivi di protezione individuale anche da parte dei pazienti, sanificazione delle mani e soprattutto la assoluta rigorosità nel mettere in atto le misure di sanificazione dell'ambiente e delle apparecchiature radiologiche, che ricordiamo vengono a contatto in maniera importante in alcuni tipi di esami con i pazienti dopo ogni singola prestazione. È chiaro che poi sono stati disposti dei percorsi particolari per i pazienti
o fortemente sospetti o affetti da Covid, in quanto questi pazienti nel momento in cui afferivano in pronto soccorso dovevano e devono affrontare un triage molto rigoroso e poi, qualora necessitino di prestazioni radiologiche, cioè fondamentalmente radiografia del torace, hanno una sala diagnostica dedicata in esclusiva a questo paziente. Una volta che il paziente positivo, fortemente sospetto, è all'interno del percorso ospedaliero, ovviamente erano state previste delle procedure particolari, ovvero sia i pazienti positivi o sospetti vengono raggruppati in fasce orarie in cui non sono presenti gli altri tipi di paziente e soprattutto viene attuata una importante opera di sanificazione degli ambienti e delle apparecchiature dopo l'esecuzione di ciascuna di queste procedure. Questo per quanto riguarda i pazienti. E ancora di più direi è stata posta attenzione da parte dell'azienda, ma anche direi del nostro sistema sanitario nei confronti degli operatori, a cui sinceramente io credo di dover dare un grande ringraziamento per l'abnegazione e il coraggio con cui hanno affrontato momenti veramente difficili in cui c'era anche poca conoscenza e pertanto consapevolezza di quello che si andava ad affrontare. Ma gli operatori, in particolare in occasione della seconda ondata, hanno avuto una formazione importante, anche con l'ausilio di tutorial per la vestizione o la svestizione, hanno avuto il supporto di procedure continuamente aggiornate per la gestione dei vari momenti, hanno avuto i dispositivi di protezione individuale e devo ricordare che questo è stato molto importante perché la radiologia, con il suo personale, medico, tecnici, in particolare tecnici e infermieri, gioca un ruolo molto importante nella diagnostica del Covid, sia nell'accertamento del coinvolgimento polmonare, con la radiografia o con la TAC, sia nella quantificazione dell'entità della malattia e anche nei controlli che vengono eseguiti, ad esempio, nelle terapie intensive, proprio dove sono degenti i pazienti più gravi, ai quali è stata comunque garantita anche l'esecuzione di prestazioni, per esempio, di radiologia interventistica, che richiedono un approccio spesso molto anche invasivo o cruento, che comunque è stato garantito in pochi casi, ma in quei casi è stato fatto. Per cui direi che anche sulla protezione degli operatori c'è stata molta attenzione e io credo possa essere considerata molto soddisfacente. Grazie. Allora, riguardo agli effetti nei pazienti Covid positivi anche a lungo termine, nella vostra pratica diagnostica, che effetti avete visto? Bene, questa domanda si riferisce agli effetti che il virus a lungo termine lascia nei pazienti che ne sono stati affetti, ovvero sia alle cosiddette tracce delle polmoniti. Allora, questo è un capitolo un po' più complicato, nel senso che siamo direi a circa un anno dall'esordio della prima epidemia in Italia e a poco più di un anno dall'esordio dell'epidemia asiatica. Per cui parlare di un controllo molto a distanza di queste cose, cioè con un follow-up di circa un anno, è forse un po' prematuro. Però quello in termini di dimostrazione di effetti permanenti o definitivi. Quello che però possiamo dire è questo, che allora la gran parte dei pazienti guarisce senza che residuino, quantomeno nelle metodiche di diagnostica, radiologia, radiografia del torace, TAC, dei residui della malattia. Esistono pazienti, poi magari specificheremo dove, in cui c'è una più lenta guarigione della malattia anche in termini radiografici, e pazienti in cui a distanza già di alcuni mesi dalla malattia, per cui in una fase in cui la malattia è clinicamente spenta, in cui residuano delle alterazioni anche di tipo fibrotico, che sono quelle che meritano poi di essere monitorate nel tempo, perché sono quelle che potrebbero effettivamente lasciare qualche residuato permanente. Quali sono questi pazienti? E sono intanto più anziani, sono quelli che hanno avuto le forme più gravi, cioè con un coinvolgimento polmonare molto esteso o molto intenso da un punto di vista anatomopatologico, quelli che avevano patologie preesistenti, soprattutto patologie fumocorrelate, o quelli che hanno avuto
complicanze della malattia Covid, quale può essere ad esempio le embolie polmonari. Questa è una cosa che la comunità scientifica, ma anche noi, stiamo seguendo per vedere come sarà l'evoluzione definitiva. Però questa è una parte che riguarda circa un 20% dei pazienti che hanno avuto il Covid, ma sono fondamentalmente solo i casi più gravi di malattia. Certo. Senta, ultima cosa, cosa vorrebbe dire ai pazienti che devono svolgere l'esame nei nostri ospedali? La domanda ovviamente è delicata. Cosa si sente di dire ai pazienti che devono svolgere l'esame nei nostri ospedali? Nella seconda fase io mi sento molto più tranquillo e molto più confidente nel dire ai nostri pazienti: state tranquilli. Noi stiamo mettendo in atto, l'azienda sta mettendo in atto tutte le procedure e tutte le pratiche assistenziali atte a garantire da un lato la salute dei pazienti, che è una cosa molto importante, perché le chiusure generalizzate sarebbero ovviamente il sistema più prudente per evitare possibilità di contagio, ma se queste sono possibili, seppur dolorose, in attività non sanitarie, nell'ambito sanitario non sono ovviamente possibili. Per cui la garanzia che attualmente tutte le misure idonee a consentire un garantito svolgimento delle attività, non solo in regime di emergenza-urgenza, che è ovviamente dovuto e scontato, ma anche in regimi di attività assistenziale ordinaria, sono secondo me molto fortemente garantite dal nostro sistema. E ecco, se posso dire anche una cosa in più, io penso, perché lo constato quasi quotidianamente, che i nostri pazienti, oltre ad una qualità professionale assistenziale, possono, a mio avviso, ovviamente nella maggior parte dei casi, aspettarsi anche un approccio molto umano e molto emotivo da parte del personale che ha vissuto e capito che cos'è questa malattia vista con gli occhi dei pazienti. Per cui credo che anche su questo punto di vista mi sentirei di essere positivo. Grazie, va benissimo. Mi piace molto la conclusione. È stato esaustivo, chiaro, quindi direi che abbiamo finito. Va bene. La ringrazio moltissimo. Adesso io passo il filmato. Adesso che fine fa? E adesso la mandiamo ai giornali, la tagliamo i pezzi in cui parlo io e poi dopo viene di nuovo assemblata e viene mandata ai giornali che ne faranno... Ai giornali, perciò, sì, okay. Alle TV e ai giornali e loro, insomma, monteranno dei servizi. Decideranno poi se gestirarla o cosa fare. Non credo, comunque magari le mandiamo la rassegna stampa lunedì appena la vediamo. La ringrazio di nuovo. Allora, alla prossima. Buon lavoro, grazie, buongiorno. Tanto.